Giornata speciale per gli alunni delle quarte elementari della primaria dell'Istituto Comprensivo 8 di Pescara. La lezione infatti si è tenuta presso il comando dei carabinieri dei NAS. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Io Mangio Sicuro, promossa dal Comando Generale dell'Arma, con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi al tema della sicurezza alimentare. Grande la curiosità e anche l'attenzione. In tanti hanno preso appunti nei loro colorati quaderni e tante sono state le mani alzate per porre domande, dalla temperatura ideale per la cottura della carne alle modalità corrette di scongelamento. Il comandante Domenico Candelli. Per la prima volta una quarta elementare entra negli uffici del NAS di Pescara per scoprire quali sono i trucchi per la sicurezza alimentare, per difendersi dalle frodi, dalle sofisticazioni e per avere anche qualche elemento per poter valutare gli alimenti, per verificare se sono conservati bene, se non presentano delle muffe, se ci sono anche le condizioni di freschezza tali da poterlo rendere sicuro. Pensiamo molto che la sicurezza alimentare debba passare attraverso le più giovani generazioni, perché sono dei messaggi che noi dobbiamo cercare di far partire dai piccoli affinché poi arrivino anche agli adulti. Non è infrequente che poi i bambini ne parlino a casa e che si sensibilizzino a questo stimolo. Ad accompagnare i piccoli studenti e le loro insegnanti la dirigente scolastica Anna Rita Bini. Questa è una grande opportunità per i bambini per capire anche quali sono i loro interessi, le loro sensibilità e soprattutto educarli a essere cittadini di oggi ma futuri cittadini molto attenti a quella che è la società che costruiranno insieme. Non si è parlato però soltanto di sicurezza alimentare ma anche di doping nello sport per spiegare ai bambini i rischi che corre chi non rispetta le regole. Abbiamo cercato di lanciare dei messaggi forti, quella dello sport sicuro, che è uno sport che va nella direzione del sacrificio, e dello sport invece da evitare, quello che va nella direzione della sostanza dopante. Quindi già dai piccoli allievi delle scuole elementari che si avventurano verso delle discipline sportive devono arrivare questi messaggi che devono portare verso una maturità nell'affrontare il sacrificio e nel sfuggire dal cosiddetto aiutino.